se avete un ADR e siete stanchi di questa radio vetusta che non mostra assolutamente i nomi delle stazioni radio, vi chiedete che fine abbia fatto il DAB e volete sfruttare al meglio questo tipo di infotainment, sappiate che siccome abbiamo accesso all'Apple CarPlay, abbiamo un dispositivo che ci può aiutare a migliorare e non di poco il comfort all'interno della nostra macchina. Ovviamente stiamo parlando del CarLink Kit nella sua ultimissima versione rilasciata, la versione HDMI, poi vedremo nel dettaglio da cosa è composta, e altro non è che questa bellissima scatolina bianca che all'interno ha un vero e proprio sistema operativo Android. E nonostante dentro ci sia un sistema operativo Android, si interconnette attraverso la intercomunicazione Apple CarPlay. Per l'attacco al nostro veicolo, questa è una DR 5.0 del 2021 turbo col cambio automatico, quindi ad oggi la tecnologia che vedete qua davanti è equiparabile alla DR 4.0 col motore aspirato cambio manuale. Dovete mettere la porta USB grande, questa qui, all'interno ovviamente della porta USB della vostra macchina. Nel mio caso è quella tutta a sinistra, qui sotto al pozzetto davanti al cambio. E ricordatevi che la porta giusta è sempre contraddistinta dal simbolo di un telefono che si proietta all'interno di uno schermo, di un autoradio. Dobbiamo cercare la porta USB Type-C corretta, in questo caso è questa qui posta sul lato del CarLink Kit con il simbolo dell'alimentazione, quindi la andiamo a connettere e ora andiamo a mettere anche il cavo USB qui sulla macchina. A questo punto deve avvenire il primo avvio del CarLink Kit. Ci potrà volere del tempo. Vediamo quanto. Che si è illuminato un LED, dimostrazione che il sistema operativo si è avviato. Il sistema durante il primo avvio esegue delle calibrazioni per andare a individuare se il nostro schermo è un 12 pollici anziché un 10 pollici anziché un 9 pollici, controlla se sia touch o meno per andare a configurare le giuste impostazioni di utilizzo del display. Adesso abbiamo una luce LED sempre viola con la lucina LED intermittente verde sul CarLink Kit, ma come vedete il sistema si sta avviando. In questo caso ci compare un messaggio di attenzione: per la nostra sicurezza non dobbiamo utilizzare questo sistema mentre il veicolo è in movimento, e quindi fondamentalmente ci invitano a guidare il nostro veicolo dando la massima attenzione alla strada, seguendo il codice stradale, quindi senza commettere infrazioni, e ci suggerisce in particolar modo di non guardare video durante la guida della nostra macchina, cosa che comunque il CarLink Kit in realtà permette. Facciamo non mostrarmelo più, noi siamo d'accordo e accettiamo queste informazioni, ed ecco qua che abbiamo la prima interfaccia del CarLink Kit, che avete già visto essere del tutto simile alla precedente versione del CarLink Kit che abbiamo recensito, quindi una barra che utilizza il CarPlay, ma anche Android Auto è abituato, una barra con le applicazioni che saranno le maggiormente utilizzate. Una parte centrale con l'applicativo di punta utilizzato, nel nostro caso si apre di default Google Maps, un player audio, tutte le possibili applicazioni e poi la possibilità di interconnettere il nostro telefono o attraverso Bluetooth per eseguire delle chiamate in viva voce o addirittura eseguire attraverso il protocollo AutoKit la connessione wireless, quindi senza fili tramite questo dispositivo, del nostro telefono iPhone o Android all'interno del nostro veicolo. Quindi questo sistema operativo del CarLink Kit ci funziona come sistema operativo a sé stante,
o come ponte per connettere senza cavo il nostro telefono. Ora, così come è impostato il CarLink Hit, pressoché pronto uso, ha le app diciamo di maggior utilizzo, navigatore Waze, VLC, Netflix, US Enter, YouTube, Spotify. Ovviamente queste sono tutte software e attività che vanno ovviamente configurate e molto probabilmente anche aggiornate. Quindi per fare questo ci sono dei passaggi diciamo di setting up necessari che adesso andremo a fare. Per prima cosa io cercherò di impostare la lingua italiana. Quindi vado su setting, seleziono language, che è il secondo bottone sotto a wifi. Una volta selezionato language, vado a selezionare la lingua. Come vedete, la lingua italiana è al posto 9. Per tradurlo in italiano, questo italiano dal posto 9 deve schizzare al posto 1. Quindi semplicemente vi posizionate col dito sulla parte destra del monitor e lo trascinate in alto, ok? Sopra all'inglese. Come ci andiamo a cliccare, avremo la traduzione in lingua italiana. Perfetto, la prima cosa abbiamo fatto, adesso andiamo a provare a impostare la data e ora. Qua, come potete notare, c'è un'impostazione automatica sia dell'orario che della data, che se la prenderà, se fosse scorretta, alla prima interconnessione a internet. Io direi che il fuso orario lo lasciamo automatico. E una cosa che mi piace a me è il formato 24 ore dell'orologio, perché non riesco a sopportare l'orario col PM, quindi sapere che ora sto registrando l'11 giugno 2024 alle ore 18:44, tutto in italiano, perfetto. Adesso, per creare, cercare e avere le potenzialità del CarLink Hit correttamente configurate, dobbiamo ovviamente connetterlo a internet, e qui abbiamo due strade. La prima strada da seguire è ovviamente quella di inserire una SIM direttamente nel CarLink Hit. La seconda strada è quella che io vi suggerisco, ovvero quella di far routing e quindi utilizzare il proprio telefono per trasferire l'internet al vostro dispositivo. Andiamo su impostazioni e diamo finalmente internet a questo dispositivo. Come si fa? Si fa con il proprio telefono. Se avete un iPhone, ad esempio, si va in impostazioni, hotspot personale, si attiva l'hotspot. Una volta attivato l'hotspot, qua selezionate reti disponibili, partirà iPhone di Sandro, in questo caso è il mio hotspot, qua andrò a inserire la mia password. Quando leggete rete connessa, avete finalmente dato internet al vostro CarLink Hit iBox. Inutile dirvi che questo routing funziona e questo hotspot funziona a patto che sul vostro telefono ci siano gigabyte a disposizione per navigare. Quindi, una volta che avete fatto questa configurazione, se continuate a non navigare, ovvio che il problema è del vostro telefono che non ha internet. Ora, come vedete, qua iniziano a partire diciamo le prime richieste di aggiornamento, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è cliccare sul Google Play Store, autenticarci con il nostro account e iniziare a far aggiornare tutte le applicazioni, che ovviamente saranno un po' datate rispetto alle ultime versioni presenti. Per accedere ovviamente vi serve un account Google. Ok, mi chiede la verifica in due passaggi perché ho attivato l'OTP nel mio account, e quindi fondamentalmente adesso dovrò aprire un'applicazione YouTube sul mio telefono e dare conferma selezionando questo numero tra quelli disponibili in notifica. Io dichiaro di essere io, seleziono 59 come il numero che vedo qua sul dispositivo, e qua inizio a dare tutte le autorizzazioni del mondo. Ora, io direi che la prima cosa che andiamo a vedere se possiamo aggiornare è Google Maps, e poi l'altra cosa che andremo ad aggiornare in tempi rapidi ovviamente è Netflix, perché questi CarLink Hit iBox hanno Netflix preinstallato, ma di una versione che non è compatibile qui in Italia, e quindi tocca subito aggiornarlo, se no
si ha la sensazione che Netflix non funzioni. Adesso si sta installando e aggiornando. Io intanto, una cosa interessante del Carling Kit iBox nella versione con questo sistema operativo standalone Android, che però si connette attraverso Apple CarPlay, è che io i comandi al volante per far partire l'assistente vocale dovrebbero anche in questa versione funzionare correttamente. Adesso il tempo di far aggiornare anche Netflix. Inoltre volevo vedere se era possibile mettere un template scuro. Mettiamo il tema scuro, che si dovrebbe vedere meglio. Oh, lo dovreste vedere meglio anche voi che state vedendo questo video, da un bianco che non si capisce cosa. Comunque sono nel Play Store e sto aggiornando le applicazioni. Comunque ovviamente adesso metterò pure, che ne so, possiamo mettere RaiPlay. Ecco qua, ce l'andiamo a installare. E ovviamente la mia applicazione per ascoltare la radio preferita sui sistemi Android, che è ovviamente Radio Italia. E mo vi faccio vedere anche perché, lo faccio vedere praticamente in ogni video. Allora, quella corretta, cioè non corretta, scusatemi, quella che mi piace a me si chiama Radio Italia, due punti, Radio FM Online. Ha questo simbolo, ha un punteggio di 4.9. Ci clicchiamo e la installiamo, perché è semplice, veloce, è una bomba, ma soprattutto ci fa vedere nell'autoradio, come questo di una DR 5.0 del 2021, ci fa godere della radio come se avessimo l'RDS e il DAB. E la qualità audio ovviamente è quella dello streaming internet, quindi se abbiamo una discreta connessione la radio si sente. Potremmo voler installare il meteo, il 3B meteo, le previsioni meteo. Mettiamo, dai, installiamo anche previsioni meteo. Filong Studio, c'è altro? Ci può piacere altro? Magari 3B meteo. Andiamo a cercare meteo, c'è, cioè 3B meteo con 4.5, o se no c'è meteo in tempo reale di YWO Studio, che ha un punteggio di 4.9, che non è poco, e quindi io direi che installiamo questo. Mai provato, ma adesso proviamo a vedere se fa il caso nostro, se soddisfa poi anche la nostra volontà di migliorare il nostro infotainment e rendercelo più comodo. Ovviamente se vi vede in città, se dovete comunque in generale pagare parcheggio e quant'altro, inutile dirvi che sul Carling Kit ci dovreste installare anche le app per pagare i parcheggi, come potrebbe essere ovviamente MyCicero, Easy Park e quant'altro. Ok, allora, per prima cosa abbiamo detto che abbiamo finalmente il Google Maps aggiornato e connesso su internet, ma abbiamo a disposizione anche l'assistente vocale, quindi io provo a cliccare sul volante il bottone per attivarlo. Attenzione, molto interessante, la prima volta che lo viene, consentire all'app di registrare auto, di registrare audio mentre usi l'app, ci va più che bene. Sbocca più funzioni dell'assistente. E quindi adesso lo andiamo a configurare. Abbiamo attivato il sistema voice in maniera tale che, dicendo ok Google, il sistema ci riconosce automaticamente. Stiamo dando il permesso all'assistente di sbloccarci lo schermo, e basta. Volendo potremmo attivare una newsletter per avere le notifiche dell'assistente vocale, ma insomma lascia il tempo che trova. Adesso riproviamo. Ok Google, naviga verso la piscina provinciale di Pescara. Ok, a piscina provinciale Pescara. Allora, una cosa molto interessante che dovete fare, specialmente quando utilizzate il Carling Kit in città, è andarvi a impostare le mappe offline. Adesso vi faccio vedere come. Questo vi permetterà di poter utilizzare il navigatore se avete il Carling Kit in macchina, ma magari vi siete scordati il telefono vi si è scaricato e si è spento e non avete un cavo di ricarica. Può succedere, ragazzi e che signori e signore, che il telefono si spenga, ma il navigatore deve continuare a funzionare per, diciamo, le mappe e le strade che siete abituati a utilizzare. Quindi andate, cliccate sul profilo su Google Maps vostro e qui spostatevi sulla voce mappe offline. Una volta cliccato
su mappe offline andiamo a selezionare la nostra mappa e io mi vado a trascinare, praticamente pescare dintorni, mi pesco da Pescara fino a Cappelle sul Tavo e arrivo quasi fino a San Silvestro e clicco su scarica. Questa mappa non è particolarmente grande perché è proprio la piccola cittadina di Pescara, è circa 20 mega, me la sta scaricando e da ora in poi avrò lo stradario di Pescara sempre disponibile anche quando non sono su internet, ovviamente con determinati limiti, potreste non sentire la voce perché magari non sono state memorizzate le voci delle città e quant'altro. Il sistema pare ripartito, ma mi è ripartito anche Google Maps, bene. Da quello che vedo dovrebbe anche aver finito di scaricare la mia mappa offline, quindi io provo a ricliccare e vado a vedere sulle mappe offline. Pescare ancora in download. Le mappe verranno aggiornate tramite wifi, le mappe che erano di recente vengono aggiornate automaticamente. Ok, ogni volta che ho internet queste, le mie mappe offline si aggiornano. Ben venga, stiamo al 66%, sta continuando a scaricare, lo lascerei fare. Passiamo all'altra applicazione proprio indispensabile che volevo farvi vedere, qua appena scaricato, che è Radio Italia. Cliccate su Radio Italia, cliccate su consenti per dare le notifiche eccetera. Goditi di prestazioni migliori, faccio Radio Italia, richiedi il tuo consenso a utilizzare i tuoi dati per pubblicità e contenuti, ma vabbè, acconsento. Evita interruzioni sonore, lo abilitiamo. Consentiamo di utilizzare l'app in background, lo autorizziamo e qua, come vedete, già avete tutte le radio a disposizione e basta cliccarci per far fare buffering e far partire la radio. Sentite? Io ovviamente non voglio farmi buttare giù il video per copyright, quindi vi spengo, ma la notiziona è che fondamentalmente qui, una volta attivato Radio Italia, come vedete RTL 102.5 mi si viene a palesare sul display in alto a destra e i comandi al volante con Radio Italia funzionano, quindi io dal volante clicco a destra e come vedete mi switcha e mi è andata su Radio Italia, riclicco, mi riswitcha e mi va su Radio 60 70 80 e così via. Abbiamo finalmente un autoradio che becca un sacco di autoradio, ovviamente tutte in lingua italiana e anche radio locali, quindi non soltanto le radio di tiratura nazionale, quindi app meravigliosa che si va a incastonare perfettamente in questo contesto. Ora, l'altro problema di questa macchina è che non ha la possibilità di vedere la temperatura esterna. Ma potrebbe anche essere utile, oltre semplicemente per vedere la temperatura esterna, per vedere il meteo e per vedere quali sono le condizioni meteorologiche magari di una zona che vogliamo visitare. Ci chiede l'unità di temperatura e di misura, diciamo, del tempo eccetera eccetera, il formato della data, va tutto benissimo. La localizziamo e diamo che consentiamo sempre per autorizzare a beccare la nostra posizione in maniera tale che ci dice sempre in tempo reale come siamo messi e come vedete ecco qua che lui ha già individuato dove siamo, ci dà la stima che è prevalentemente soleggiato e che abbiamo una temperatura esterna di 26 gradi con una minima di 20 e una massima di 28, non male, e con un vento a 18 km orari, assolutamente non male come interfaccia direttamente da macchina per poter vedere diciamo le condizioni meteo. Ma possiamo utilizzare anche l'assistente vocale. Proviamo. Che tempo c'è a Pescara? In questo momento a Pescara ci sono 26 gradi e cielo per lo più soleggiato. Stanotte si prevedono 23 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Apri l'app Radio Italia. Apro Radio Italia FM online. Che non è male perché noi stiamo guidando e l'unica cosa che dobbiamo premere è il play. Cosa che tra l'altro possiamo fare anche semplicemente premendo direttamente sul player, perché in automatico riparte l'autoradio. Bene, abbiamo aggiornato anche Netflix e adesso andiamo a vedere se è possibile vedere film
e quant'altro all'interno del nostro dispositivo. L'app, ricordatevi, la dovete aggiornare. Come vedete, quando passa a schermo intero, specialmente qua nell'applicazione video, una cosa interessante è che mi aveva fatto scomparire questa barra, che non è male. Vabbè, saltiamo l'interfaccia. Ecco qua che Netflix, in men che non si dica, si è attivato. Diamo i consensi per le notifiche. Lo abbiamo già a disposizione e possiamo vedere i nostri video. Quindi immaginatevi, non mentre state guidando, ma immaginatevi che avete accompagnato i vostri figli a fare sport, la vostra compagna a fare una commessa, un acquisto, uno shopping, eccetera eccetera, voi siete rimasti in macchina e vi state annoiando, invece che ammazzarvi le diutrie sul telefono vi attivate bello Netflix sopra allo schermo della vostra applicazione. Cosa interessante, qui potrebbe risultare spesato e dice: ma come faccio a uscire dall'interfaccia Netflix e tornare alla radio? C'è questo pallino bianco. Cliccando il pallino bianco avete a disposizione delle shortcut per tornare al menu principale, per vedere tutte le app aperte e eventualmente spegnerle tutte. Insomma, tutta una serie di attività che si attivano con quel famoso pallino bianco che compare alla pressione su una qualsiasi area del display. Ovviamente è inutile che vi dica che funziona YouTube, come funziona Spotify. L'unica cosa, al primo accesso dovrete fare l'acconsenti, comparirà qualche banner pubblicitario di troppo che dovete spegnere, ma come vedete voi cliccate e il video parte. E quindi anche qua, questo è un video, volete uscire dall'applicazione, si ritorna in home. Come vedete è anche molto fluido, molto veloce, può essere utilizzato da il vostro, diciamo, copilota. Funziona RaiPlay, ovviamente la IPTV potete installare, cioè alla fine vi voglio far vedere un'ultima cosa che fondamentalmente è la roba forse più difficile da configurare sul vostro dispositivo Garlin Kit iBox, che è la funzionalità AutoKit, che avevamo detto appunto che è la funzionalità che ci permette di interconnettere il vostro telefono a Garlin Kit iBox e quindi al display della vostra macchina, di conseguenza senza fili. Allora, come vedete, in questo momento il kit è in attesa. Avete a disposizione questa interfaccia di impostazioni, dove potete scegliere di connettere automaticamente il wireless CarPlay, in maniera tale che se voi il Garlin Kit, il sistema operativo, non lo volete usare, ma vi serve semplicemente come ponte per connettere senza fili il vostro iPhone al telefono, lo potete fare. Ma vi faccio vedere fondamentalmente in cosa consiste l'utilizzo. Adesso è in attesa, dobbiamo andare su Bluetooth del telefono e attivarlo e andare a cercare il Bluetooth denominato T-Box Ambient. Eccolo qua, io ce li ho tra gli altri dispositivi e vado per configurarlo. Clicco su Abbina, clicco su Acconsenti. In questo caso, come vedete, lui è già in collegamento. Perché? Perché si è connesso via Bluetooth al mio telefono iPhone e, come vedete, il telefono è senza fili, ma io non sono più connesso al Garlin Kit iBox, bensì sono connesso al mio telefono iPhone e ce l'ho wireless, connesso wireless alla macchina. Qual è il vantaggio rispetto a utilizzare il Garlin Kit iBox, il sistema operativo? Beh, molto semplice: in questa maniera, senza mettere una SIM all'interno del Garlin Kit iBox e senza la necessità fondamentalmente di mettere di connettere via Bluetooth il mio telefono al Garlin Kit iBox per far attivare il viva voce, che però
è una funzionalità, come posso dire, di ripiego. In questo caso io ho un controllo totale delle applicazioni sul mio telefono e anche dell'assistente vocale, sicuramente più performante perché mi permetterà di fare anche delle telefonate con il viva voce. Ad esempio, io clicco il telefono, chiama mamma. La mamma è sempre la mamma. Chiamo mamma, cellulare. Vedi? E parte la chiamata. Altra cosa, potremmo inviare un messaggio WhatsApp e quant'altro. Di contro, questo sistema, che è il classico Apple CarPlay, non ci permetterà di vedere i video come il display del CarLink Kit iVox. Ma io ci posso tornare quando voglio sul sistema operativo sempre con lo stesso bottoncino. Mentre se ho di nuovo bisogno del mio CarPlay, clicco qua e ci sono già. No, raga, vabbè, è una svolta. Obiettivamente il CarLink Kit è veramente una svolta che non finisce mai di sorprendermi, anche perché con queste impostazioni, a mio avviso, mi dovrebbe funzionare automatico anche questo. Nome del dispositivo, T-Box Ambient, connessione automatica, e qua sono connesso. Beh, apri il Bluetooth, io sono aperto, fammi vedere qua. Ah, vedi, qua devo attivare il Bluetooth. Io spero che il video vi sia piaciuto e a breve andiamo a fare qualche approfondimento sull'utilizzo, ovviamente, dell'HDMI, che questa cosa mi interessa particolarmente, perché a mio avviso questo dispositivo, se installato su un televisore, praticamente rende il televisore uno smart box. A presto.
Thank you.